le intrepide figlie di Eva. Storie di donne della Bibbia. Un programma di Lia Rocco. Benvenuti al primo di un ciclo di appuntamenti dedicati alle donne della Bibbia. Donne racchiuse nel grande libro, con i loro amori, i loro segreti, i loro colloqui con Dio, la loro forza e le loro fragilità. Donne della Bibbia che Lia Rocco ci farà incontrare a partire da oggi nel corso di 10 puntate. Inizia raccontando di Ruth e Noemi. Una storia di amicizia e solidarietà e amore. La vita di Ruth e Noemi avviene al tempo dei giudici. Ci fu in quel tempo una carestia nella terra di Israele. Ed Elimelech, da Betlehem di Giuda, andò ad abitare con la moglie Noemi e i due figli, Maclon e Chilion, nella campagna di Moab. Una famigliola serena. Elimelech si occupa dei campi, Noemi dei figli e della casa. Ma questa serenità dura poco. Elimelech si ammala e muore, lasciando sola Noemi a crescere i due ragazzi. Ma Noemi è una donna forte. Capisce che non può abbandonarsi al lutto e al pianto, come vorrebbe fare. E allora forza, subito al lavoro nei campi per crescere i due ragazzi e non far mancare loro niente. E i due ragazzi crescono bene, diventano uomini e sposano due donne moabite, Orpa e Ruth. Noemi deve essere proprio una brava suocera. Orpa e Ruth, due brave nuore, vivono insieme, serene e contente. Immaginiamo queste tre donne intente ai lavori di casa: accendere il fuoco, rammendare, cucinare. Le possiamo immaginare sedute sulla soglia, nei lunghi tramonti estivi, ad aspettare Maclon e Chilion che tornano dai campi. Ma anche Maclon e Chilion muoiono, e Noemi decide di ritornare nella sua casa, tra la sua gente in terra di Giudea, e si congeda dalle nuore dicendo loro: andate, tornate ciascuna nella casa di vostra madre, e sia benigno il Signore con voi, come voi lo siete state con i nostri morti e con me. Tornate indietro, figlie mie, perché sono troppo vecchia per risposarmi. Infatti, anche se dicessi che ho ancora speranza, anche se questa notte giacessi con un uomo e avessi dei figli, forse voi potreste aspettare fino a che diventino grandi e vi asterreste per questo dal maritarvi. No, figlie mie, troppo amare la mia sorte. Infatti, la mano del Signore si è stesa contro di me. Le due nuore piansero ad alta voce. Orpa baciò la suocera e tornò alla sua casa, al suo popolo. Ruth invece si attaccò a lei e le disse: non forzarmi a lasciarti e ad allontanarmi da te, perché dove tu andrai andrò anch'io, e dove tu dimorerai anch'io dimorerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove tu morirai, morirò anch'io e lì sarò sepolta. Il Signore mi punisca se altra cosa diversa dalla morte separerà te da me e me da te. Thank you.
Noemi capisce come Ruth sia risoluta a seguirla e cessa di insistere. Insieme partono per Betlehem. Vi arrivano quando si comincia a raccogliere l'orzo. La posizione delle vedove senza figli a quei tempi è difficilissima. Sono le ultime nella scala sociale. Noemi e Ruth sono poverissime. Non hanno neanche di che sfamarsi. Ma non si scoraggiano. Ruth chiede alla suocera di lasciarla andare a spigolare nei campi. Si sarebbe messa dietro ai mietitori per raccogliere il grano che avrebbero lasciato cadere. Noemi acconsente e così Ruth va a spigolare dietro i mietitori. E per caso si trova nel campo che appartiene a Boaz, parente di suo suocero. Avviene che Boaz passa per il campo e vedendo Ruth chiede di lei ai suoi mietitori. Quindi le si avvicina e le parla. Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in altri campi, non allontanarti da qui. Stai insieme alle mie serve. Va dietro ai mietitori. Ho dato l'ordine ai miei servi di non infastidirti. E poi, al momento del pasto, Boaz invita Ruth a sedersi accanto a lui e le offre spighe arrostite e le chiede di intingere il pane nella sua stessa coppa. Boaz ordina ai suoi servi di non mortificare Ruth e di lasciare cadere apposta le spighe dai manipoli affinché ella possa raccoglierle. Ruth spigola nel campo fino a sera. Poi ritorna a casa e mostra a Noemi quello che aveva raccolto e tira fuori quello che era avanzato dopo essersi saziata. Ruth racconta alla suocera di Boaz e di quanto sia stato buono con lei. Noemi intuisce subito che Boaz è rimasto colpito dalla bellezza e dalla serietà di Ruth. Noemi è una donna che ha amato, che conosce le dolcezze dell'amore carnale. Sa quanto un uomo innamorato sia necessario ad una giovane donna come sua nuora. Noemi capisce che l'incontro con Boaz può essere decisivo per il futuro della nuora. E così dice a Ruth. Figlia mia, non debbo io trovarti una sistemazione così che tu possa trovarti bene? Orbene, Boaz non è forse nostro parente? Ecco, egli vaglia l'orzo nell'aia questa sera. Tu lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi nell'aia. Non farti vedere da lui fino a che non abbia finito di mangiare e di bere. E quando si sarà coricato, va, scoprilo dai piedi e coricati tu stessa. Egli poi ti dirà quello che devi fare. Ruth fa tutto quello che le suggerisce la suocera. Si reca nell'aia, aspetta che Boaz si corichi e piano piano, senza far rumore, si sistema ai suoi piedi. Verso mezzanotte Boaz si accorge della donna, non la riconosce subito. C'è buio nell'aia e chiede chi sia. «Sono Ruth, la tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva. Coprimi con il tuo mantello», dice Ruth a Boaz. «È una richiesta di protezione, il primo tenero gesto d'amore tra Ruth e Boaz». Boaz si commuove per il gesto di Ruth
si commuove del fatto che lei non sia andata dietro ai giovani, poveri o ricchi che fossero, ma ha scelto di stare con lui, un vecchio. E Bozo rassicura Ruth, e chiedendole di restare con lui quella notte, le promette che la riscatterà e sarà sua moglie, e se Dio vorrà, la madre dei suoi figli. Canlara yönesin sen sultansın gülsün mücahitler serdarı. E Boz prese Ruth in moglie e si avvicinò a lei. Il Signore le concesse di concepire e diede alla luce un figlio. E Noemi prese il bambino e se lo pose in seno e fu per lui l'educatrice. Le vicine dicevano: è nato un figlio a Noemi, e proclamavano il suo nome Obed. Egli fu il padre di Jesse, padre di Davide. Questa è la storia di Ruth. Ruth, il cui nome significa amica o compagna, forse. Ruth, la spigolatrice. Ruth che ama la suocera come una madre, perché sa di essere amata come una figlia. Sia Ruth che Noemi hanno agito senza una voce, senza un angelo, senza un'imbeccata di profezia. Hanno agito per la loro natura di donne forti, leali, fedeli. Hanno agito per il loro desiderio di maternità. Hanno agito perché donne di speranza. Hanno agito perché donne che amano. Quanti luoghi comuni costruiti sui rapporti tra suocera e nuora. Quanta difficoltà la donna trova a causa di altre donne. Questa storia invece parla del legame tra una suocera e una nuora, che non solo si amano e si rispettano, ma fanno a gara per aiutarsi e sostenersi. La presenza di Dio nel libro di Ruth è abbastanza frequente. È un Dio, quello del libro di Ruth, che agisce attraverso le speranze, le intenzioni, le azioni degli uomini e delle donne, inclusi i passi azzardati di una giovane ragazza e il piano rischioso di una anziana donna, che hanno saputo rigenerare la vita coltivando la speranza. La speranza che un mondo migliore è una possibilità che sta a noi, donne e uomini in relazione, costruire. Ecco proprio un bell'invito per noi uomini e donne del terzo millennio. Ey Allah'ın sevgilisi, ümmetin rehberi.
sevgilisi ümmetin rehberi. Şu karanlık dünya düzeninde ruşe, her taraf şehadetle oldu cenneti gülşen. Her taraf şehadetle oldu cenneti gülşen. Mesteliyor ruhları bu ilahi ses. Avete ascoltato Le intrepide figlie di Eva, storie di donne della Bibbia, un programma di Lia Rocco, con la collaborazione tecnica di Provvidenza Maria Mogavero e Mariangela Pupillo. Le musiche sono tratte da Klezmer Israel, The Mixer for Your Mind e Mehmet Khan di Senol Evigi.